sarda della Val Camina. Quale amore, passione spinge ancora lei a fare questo tipo di lavoro? Che forse dà poche soddisfazioni, se non quelle intime e personali. Infatti dà solo quelle soddisfazioni intime e personali, perché poi alla fine l'artigianato non viene apprezzato perché dovrebbe costare tanto e quindi si sminuisce il proprio lavoro mettendo i prezzi bassi poi alla fine. Quindi questa è veramente passione pura. Sì. Ma deriva dalla famiglia oppure lei che ha... No, deriva da me. Di dov'è lei? Di Napoli, ma a Firenze. Ah, e si chiama? Francesca. Bene, allora in bocca al lupo e complimenti per questa attività artigianale che sta piano piano scomparendo. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Salve. Scusi, da quanto tempo è che fa questo tipo di attività? 10 anni. Ma le piace davvero? Come hobby, sì. Come hobby, è una passione. Ma se dovessi mettere in conto tutte le ore, quanto costerebbe? I lavori che ci sono lì dietro, ci sono dai, per esempio il ventaglio costa fino a 900, quello che c'è sulla sedia lì in fondo, quindi fino a 900 euro. Ogni disegno ha il suo... Vendita finale. E con lo sconto? No, non ci sono sconti. Ma quando 500 ore praticamente è quasi... Ci vuole anche un anno per finire dei lavori, anche ci dipende quanto grandi sono. Dopo noi lo facciamo come hobby, quindi lo facciamo quando abbiamo un po' di tempo libero, quindi diventa un po' più lungo. Quindi proprio passione vera, ma deriva dalla famiglia oppure... No, la mia passione è mia. Da dove viene lei e come si chiama? Io sono da Beltre. Beltre, si chiama? Patrizia. Bene, allora complimenti per la passione e anche per l'abilità di usare le mani con questi attrezzi qui. Grazie, salve. Sarà la Cantuna, uno scoop eccezionale. Alla mostra a Molo, Villa Fulcis, abbiamo Sabrina che ci farà vedere come usa questo attrezzo per la filatura. Dico bene? Sì. E alla fine cosa salta fuori dopo... Questo è un runner. Ore e ore di lavoro. È un runner, è una corsia per tavoli. Ma questa è una passione nata... Il mio mestiere. Ah. Della famiglia, di un'eredità, cioè no. La passione che viene da lontano o... No. Oh. È lavoro, studio, lavoro. Da dove viene lei? Treviso. A Treviso, perfetto. Quindi fuori provincia. Bene, allora noi ringraziamo per questo mini scoop la signora Sabrina, a cui auguriamo bocca al lupo. Grazie, saluti. Vuoi salutare la Val Cantuna da qui? Un saluto a tutti gli abitanti della Val Cantuna. Arrivederci. Grazie.